Benvenuti alla rubrica Dopo la maturità, quale futuro? Siamo in compagnia di una delle ragazze che ha ricevuto 100 alla maturità 2021, la seconda maturità in piena pandemia, quindi anche con una modalità d'esame diverso dal solito. Do il benvenuto a Diana Callegari. Ciao Diana. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto congratulazioni per il tuo 100 alla maturità e grazie per aver partecipato alla nostra iniziativa per l'appunto definita 100 alla maturità. Quali progetti subito dopo la maturità? Se hai in programma di fare un viaggio, comunque qual è il tuo primo pensiero, il tuo primo desiderio dopo il diploma? Ma innanzitutto vorrei rilassarmi, quindi prendermi proprio dei giorni per me, i classici giorni di nulla facenza, diciamo, che ho desiderato tanto prima della maturità. Poi per i viaggi vedremo, ancora non ho in programma nulla, sicuramente andrò al lago e un po' in piscina e poi vedremo cosa mi riserverà, insomma, quest'estate. Cosa vedi tu nel tuo futuro? Come lo vedi e soprattutto lo vedi diviso tra studio e lavoro o hai già qualcosa di diverso in mente? Sì, lo vedo diviso tra studio e lavoro, vorrei frequentare la facoltà di odontoiatria, quindi sarà un percorso molto lungo perché saranno 9 anni di università con la specializzazione e vorrei insomma rimanere nell'ambito sanitario senz'altro. Quindi ti stai preparando al test per l'accesso all'università o no? Per adesso no, perché su consiglio anche dei medici, siccome sto affrontando un periodo particolare, abbiamo deciso di prendermi un anno sabbatico per riposarmi un po', però sicuramente l'anno prossimo e durante quest'anno mi preparerò bene. Allora in bocca al lupo per questa tua insomma, per questa tua ripresa, per il tuo anno sabbatico. Esperienze di cyberbullismo a scuola, ne hai mai subite? No, fortunatamente no. Conosco persone che purtroppo ci sono passate, però io sulla mia pelle fortunatamente non ho mai provato. Diana, un'altra cosa, conosci o hai mai sentito parlare del DDL Zan? Se ne parla, insomma, sui giornali. Sì. Periodo, che cosa sai e soprattutto se servirebbe secondo te a scuola come da proposta di Alessandro Zan, il deputato che è primo firmatario della legge, se servirebbe secondo te a scuola una giornata contro l'omotransfobia? Assolutamente, secondo me servirebbe, secondo me è una legge molto utile che andrebbe approvata subito, per quello che penso. Si sono viste diverse manifestazioni di odio anche contro le persone omosessuali e penso che questo non debba esistere perché l'amore è l'amore indipendentemente dal sesso, dalla nazionalità. Penso che anche l'amore vada preservato. E tu conosci o hai in classe compagni o tu stessa hai subito questo genere di atteggiamenti omofobici? Ti capita nella tua classe, nella tua scuola, tra la gente che conosci di avere sentito insomma di questi avvenimenti? Nella mia classe ci sono diverse persone di orientamento sessuale diverso dagli etero e loro sì, qualcosa hanno subito che io sappia, anche commentini spiacevoli, anche solo quando si indossa, per esempio un maschio indossa una maglia rosa, poi viene preso in giro, quindi sì, purtroppo ne ho sentiti. Grazie a Diana Callegari e a tutti i ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa della tecnica della scuola 100 alla maturità. Alla prossima intervista.